Buonasera a tutti quanti, buona domenica, benvenuti. Allora, vediamo chi è in diretta. Come io prendo il mio cellulare, l'altro cellulare che ho completamente dimenticato e ho dimenticato anche di prendere un altro ingrediente. Nel frattempo, guardate cosa ho sul tavolo. Maria, buonasera. Ah, eccoti. Ci siete? Vediamo un po'. Allora, avevo dimenticato di prendere l'olio per la ricetta. Io vi guardo un attimo da qui. Maria, tutto bene? Tutto bene. Vediamo un po' se la diretta. Ecco qua, la notifica è arrivata, tutto bene. Allora, vediamo un po' detto. Vediamo chi è con me. Allora, già ci siete. Buonasera. Meno male, ecco qua. Io sono qui. Vediamo. Beh, li metto qua, tanto le mele dopo le andiamo. Ciao Maria, Vita. Allora, devo aumentare un po' la luminosità perché qua non ci vedo manco più. È a posto così. Allora, innanzitutto volevo ringraziare tutti quanti voi perché mi siete stati vicino in un momento triste della mia vita. Avete visto, avete letto il post, non abbiamo fatto la diretta giovedì, perché purtroppo è venuta a mancare una mia carissima zia e niente, che dire, purtroppo la vita ti dà, ma toglie anche le cose care, eh? Però io magari adesso posso dire che è lì con mio padre, che era suo fratello, e magari sono insieme a tutta la famiglia e si trovano a festeggiare in un'altra dimensione che non è la nostra. Allora, detto questo, via la tristezza, perché lei mi voleva sempre sorridente, anche lei lo era, e quindi adesso di cosa voglio parlarvi? Prima di iniziare a parlare della ricetta, che faremo una ricettina dolce stasera, io mi sono segnata degli appunti perché sono un po' scordarella, voglio parlarvi di questa bellissima ceramica, inquadriamola un attimo. Allora, mi è stata regalata questa oliera bellissima dalla mia amica Daniela, che lavora in un'azienda di famiglia che è Baratti Argenti Royal Bress, che nasce negli anni 70 e nasce grazie ad un maestro artigiano napoletano, bene? Che è il suocero di questa mia carissima amica Daniela. Questa oggettistica è dipinta a mano, ci sono tantissime fantasie, tantissimi insomma disegni. Poi dopo vi lascio il link, facciamolo, inquadriamolo da vicino. Si occupano di lavorazione di metalli, argento, rame, acciaio, alluminio, ma negli ultimi tempi si sono affacciati nel settore wedding delle bomboniere, articoli da regalo e tantissimi, tanti cornici e tantissimi articoletti, insomma proprio un home living molto amata e conosciuta anche all'estero. Tra l'altro, se non erro, questi nostri amici Baratti Argenti faranno anche delle fiere ad ottobre in Italia, si sposteranno proprio per il settore wedding. Dopo vi lascerò il link della loro bellissima pagina perché sono presenti su Facebook, Instagram, YouTube e TikTok e si trovano a Casalnuovo di Napoli, quindi dopo vi lascerò tutto e potete andare a vedere queste meravigliose creazioni dipinte a mano. Soprattutto sono porcellane e ceramiche di Capodimonte, il marchio esclusivamente Made in Italy. Eccolo qua, dipinto a mano. Guardate che meraviglia. Grazie Daniela, grazie per questa meravigliosa oliera. Sono dei colori che mi piacciono tantissimo, poi è fatta bene, bellissima, bella, bella, bella. Grazie cara, dopo vi lascerò il link. E adesso veniamo a noi con il nostro dolcino. Allora, oggi Michela che cosa mi presenta? Oggi vi presento un altro dolcino che mi ricorda mia mamma, che lo faceva spesso e volentieri in tutti i periodi dell'anno, quindi non c'è un mese o un periodo particolare che io possa ricordare, insomma, che mia madre faceva questo dolcino per un determinato mese. Lo faceva spesso, anzi, forse era uno dei dolci che ci presentava a me e mia sorella spesso per colazione. Ed era un plum cake alle mele, molto semplice, veloce, facile ed economico. Lo faremo insieme adesso, ambres, ambres, veloce, veloce. Allora, intanto fatemi
Ciao, eccola qua, Royal Baratti Argenti, tesoro, grazie a te, Ilaria, Giovanna, Anna. Giovanna, grazie per aver fatto i panini e la torta nera. Grazie, ti ho ripostato nelle storie, grazie di cuore. Allora, condividete la diretta, lasciate like e un commento. Iniziamo. Altrimenti poi mi si dice, ma tu giochi sempre. E facciamocela sta chiacchierata pure perché qua ci mettiamo 5 minuti perché voi sapete che poi alla fine il prodotto finito già è fatto, già è pronto, è vero? Allora, iniziamo con 4 uova intere. Ciao Lisa! 4 uova intere. Poi 3 e 4. Tresi, un bacione a te, cara. Allora, sono 4 uova intere. Andiamo a mescolare. Potete farla anche con un frullino, potete anche utilizzare un altro elettrodomestico che volete voi. Io però voi sapete che farò così. 200 di zucchero semolato, ne lascio un pochetto perché mi servirà dopo per la copertura, per finire, completare il dolce. Quindi 200, tolto giusto un pizzichino. Mettiamo una vanillina, mescoliamo. Ciao Marina, Angela, mi raccomando, seguite la pagina, eh? 130 ml di olio di semi di girasole. Mescoliamo. Ecco qua. Adesso mettiamo anche un po' di rum. Fate voi il quantitativo, se non vi piace il rum potete metterci della di cuore strega, anice, quello che volete voi, quello che a voi vi piace. Luciana, Anna, sì, vi faccio un bacio da Taranto, un bacio anche a te. Fabiana, ciao, un bacione. Fatto questo, aggiungiamo 200 ml di latte a temperatura ambiente e mescoliamo. Mescoliamo sempre. A questo punto andiamo a setacciare una bustina di lievito istantaneo per torte dolci. Bene, bene così. Ecco qua. E questo abbiamo fatto e andiamo a mescolare. Mescoliamo sempre. No, quello che vuoi, Daniela, Royal, intero, parzialmente scremato, quello che a te piace. Puoi metterci anche dello yogurt in sostituzione, eh? Yogurt magro, vaniglia, gusto che piace, insomma, che vi piace. Dopodiché, fatto questo, adesso andiamo a tagliare le mele. Mi tolgo un po' di queste cosette. Tagliamo le mele. Vi faccio vedere come le tagliamo. Allora, le nostre mele, vediamo chi c'è. Ciao Giovanna, Pina, Pina Palazzo, che poi a volte mi dimentico di salutarti. Non ti vedo quasi mai. Magari yogurt greco anche se ti piace, oppure potete anche metterci in sostituzione del latte la ricotta, sempre 200 grammi, eh? Ricotta vaccina, ben scolata. Allora, facciamo tutti dei pezzettini. Mela, scegliete voi, mela annurca, mela, queste qua, insomma, le classiche mele gialle, rosse, quelle che volete voi. Anna, l'olio di semi di girasole. Quello di arachidi, sinceramente, è un po' pesante. Io lo trovo pesante nei dolci, però se tu ti trovi bene, magari invece di mettercene 130, ce ne metterai un 90 ml. Però io lo trovo pesante. Anche se non dovrebbe, però non lo so, ha un altro gusto, no? A me non piace personalmente, però se tu vuoi puoi tranquillamente sostituirlo con quello, togliendo magari qualche 20-30 ml rispetto a quello di girasole, va bene? Il rosso, di la verità, Daniela, il rosso corallo. Poi vediamo chi c'è, Rosa. Ma hai provato? Allora a questo punto prendiamo un'arancia e la andiamo
a premere su invece del limone. Allora, arancia, uno e l'altra metà. Ecco qua. Potete lasciarla macerare anche una mezz'oretta prima, volendo, se vi fa insomma piacere, però potete anche farla al momento, così non annerisce, non diventerà scura. Mescoliamo, mescoliamo, così si inzupperanno i pezzettini. Grazie Daniela. Mi raccomando, condividete la diretta, A questo punto andiamo direttamente a buttare tutto all'interno. Ecco qua. Poi che facciamo? Prendiamo un cucchiaio e iniziamo a metterci la farina, che sono 350 grammi farina 00. Setacciamola bene bene, così non, vedete, tutte queste palline a volte restano su e sono brutte, antipatiche, anche se poi in cottura si sciolgono, Katia, buonasera. Allora, stiamo preparando un plum cake alle mele. Potete anche aggiungerci, ciao Evon, potete anche aggiungerci, se vi piace, della cannella, ma io non la metterò, oppure anche delle goccine di cioccolato o dell'uvetta. L'uvetta ovviamente messa prima in ammollo in un po' di acqua e rum, poi stizzata bene bene e più fatta. Io sinceramente non metterò questo, altrimenti qua non la mangiano. Sì, Rosa, a condividere la diretta, tesoro. Non riesce a condividere la diretta, vabbè, non è importante, l'importante è che la vedi. Mescoliamo bene bene bene. Sì, Rosa, facciamo una, diciamo, una torta di mele, però plum cake. Poi se voi non volete fare il plum cake, volete fare la ciambella, potete tranquillamente fare la ciambella. Mescoliamo, dopo vi faccio vedere il prodotto già finito. Avete visto che bella focaccia ho fatto ieri sera per sabato sera e ve l'ho postata stamattina la ricetta? Buonissima, fatela, perché veramente ci vorranno pochi ingredienti. Poi come faccia potete aggiungere sia il prosciutto cotto, un altro salume insomma che a voi piace, ovviamente fate il stesso, o anche verdure, Ecco qua. Katia, mentre mi stai facendo, grazie tesoro, mi raccomando, condividete la diretta, lasciate un like, un commento, io vado di mani sbatto, facciamo vedere, come faceva mia nonna, altro che frustino, iniziano a fare le bolle, vedete? Quando inizia a fare le bolle, guardate, l'impasto è pronto, guardate, facciamo vedere da vicino, vedete? Iniziano a fare le bolle, l'impasto è pronto per essere versato nello stampo. Allora, niente, questo è per te, Ambras, veloce, veloce da farlo, quello che poi ci siamo dette l'altro giorno al negozio, no? Che tu mi hai detto, Michela, le tue ricette mi piacciono perché sono veloci e quindi facilissime. Prendiamo lo stampo da plumcake, antiaderente, da 30 cm, e prendiamo lo spray staccante, che io non l'ho preso, mi sembra, o c'è? Non l'ho preso, eccolo qua. Oggi mi sono dimenticata due cosette, lo spray staccante, che questo è importante. Andiamo a rivestire tutto il nostro stampo con lo spray, fatto. Se non ce l'avete, burro e farina come si faceva prima, e andiamo a versare il tutto aiutandoci con una spatolina nel nostro stampo. Facciamo vedere. Ecco qua, piano piano. Maria, certo che puoi con rum, ottimo. Mi raccomando, condividete la diretta, Allora, vedete che bel composto. Ok, aspettate. Ecco qua, adesso prendiamo un po' di rotolone perché andiamo a pulire i bordi, altrimenti in cottura questo po' di impasto inizierà a bruciare e invece noi dobbiamo fare il lavoro pulito. Ecco qua, eccolo qua. Che cosa facciamo?
andiamo innanzitutto a prendere l'altra mela che stavamo dimenticando e andiamo a fare in questo modo, guardate, completiamo, tagliamo la mela. Io non mi metto qui a fare tic 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 come si dovrebbe fare a tagliare preciso, io sono molto veloce, vi faccio vedere come fa Michela a casa sua, poi ognuno può fare come vuole. Allora, facciamo così, togliamoci gli ossicini e tutto, ecco qua, poi facciamo, mettiamo così e facciamo degli strati di mele, li mettiamo in fila, ecco qua, vi faccio vedere come facciamo, veloce, 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 velocemente. Ecco qua, ti piace Mani? Dici la verità. Pasquina tesoro, Giovanni Esposito, ho letto bene Giovanni Esposito, qua subito scorrono i messaggi, fatemi vedere. Teresa, buonasera, ci sei anche tu tesoro, ecco qua. Tagliamo bene bene, mettiamole anche sui lati, vi ripeto, se vi piace fate una spolverata di cannella, a chi piace. Valeria, ecco qua, è una torta veloce veloce, una favola, fatela perché veramente è una favola. Mettiamo un po' di zucchero, quello là che abbiamo lasciato da parte, vi ricordate? Su, guardate, adesso vi pulisco un attimo le mani e vi dico che questa torta di mele, questo plum cake, se lo volete fare a ciambella utilizzate lo stampo da 28-30 cm anche a ciambella, va in forno ventilato preriscaldato a 180 gradi per 45 minuti da controllare. Se la superficie dovesse scurirsi un pochettino, coprite con carta alluminio. Se invece avete il forno statico, 190 gradi, mi raccomando, mettete vicino un pentolino con l'acqua, così l'ambiente resterà umido e non brucerà il dolcino e di conseguenza non resterà crudo all'interno. Va bene, questo era il trucchetto che usava la nonna, ma che a volte sento dire che chi ancora tutt'oggi utilizza il forno statico per umidificare insomma l'ambiente all'interno del forno utilizza il pentolino con l'acqua. Io per fortuna ho quello ventilato, che devo dire la verità mi trovo una meraviglia, mi trovo bene, quindi va in forno ventilato 180 gradi 45 minuti, statico 190, sempre 20 stessi minuti, mi raccomando coprite per entrambi insomma i forni con carta alluminio se la superficie si scurisse. Andate quasi alla fine della cottura, controllate al centro con lo stecchino perché a volte ci fa un poco scemo, vediamo che è bello tutto comunque e poi all'interno è un poco crudo, facciamo sempre la prova a stecchino, questo dopo lo andiamo a infornare. Adesso vi faccio vedere il prodotto finito. Teresa, bravo, meglio il forno ventilato, devo dire che io è un po' casana, mi trovo meglio, prima utilizzavamo insomma quello là a gas, pentolini, si bruciava e si attaccava sotto, invece ora, grazie a Dio, questo qua ventilato, devo dire la verità, mi trovo una bomba, una favola. Allora, prendiamo il risultato finale, ve lo faccio vedere. Ta-ta! E che profumo! Guardate! Guardate! Cotto! Morbido! Guardate, morbidissimo, troppo bello. Adesso lo andiamo a definire, andiamolo a definire, poiché su ci sono le mele, vedete, forse da questo lato lo vedete meglio, alcune sono affondate perché poi lievitando ovviamente, altre sono rimaste un po' su. Andiamo a metterci un pochetto di spray che lucida, poco a poco, invece della gelatina, questa è la gelatina spray, vedete? Ecco qua. Gelatina spray. Adesso che cosa facciamo? Ci mettiamo giusto
un pochetto di zucchero al velo. Guardate, facciamo vedere il tocco finale. Guardate qua che bello, guardate. Meraviglioso. Tocco finale, foglioline di menta di giardino. Guardate, è uno spettacolo. Guardate come sono belle. Guardate, io lo dico sempre, la semplicità premia il prodotto. Potete dire quello che volete, per l'amor di Dio, facciamo prodotti di casa per noi, quindi sono molto semplici, ma guardate quanto sono belli, sono proprio fatti bene, la semplicità premia, guardate. Poi andandole a inciuciare, come dico sempre io, guardate, e che ve lo dico a fa? Non ci sono parole, è vero? Guardate, bello, bellissimo, facciamolo vedere, adesso lo alziamo un pochetto, vediamo, ecco qua, guardate quanto è bello, meraviglioso, adesso le tagliamo una fetta però, perché dobbiamo vedere il risultato insieme di questa, di questo dolcino. Maria, mi dai il telefono, facciamo una foto di questo dolcino alle vele che potete tranquillamente fare in qualsiasi momento. Vieni amore, vieni. Ciao Patrizia, Maria, bella, hai delle mele da consumare, ottimo. Maria, che stiamo facendo? Stiamo uscendo dal giochino, abbiamo capito. Un momentino solo che sta uscendo dal gioco, mia figlia Patrizia, tesoro, che dici? Adesso la Elio, eccoti, un abbraccio a tutta Caserta, a tuo figlio, un bacione Anna Maria, ecco qua, siamo pronti? Facciamoci questa bellissima foto, un momentino, Elio, lo senti a papetti? Non fa niente, America, che sei in ritardo. Tanto adesso sempre buio, Maria, qui, aiuto, abbassi la luminosità, una meraviglia tu. Facciamo un attimo così, aspettate, ecco qua, così dopo ho già la foto pronta. Grazie Mary, tagliamo la fettina. Il maestro Filomena, grazie. Tagliamo la piscina. Siete pronti? Io la taglio al centro. La tagliamo al centro? Tagliamola al centro. Facciamo vedere. Guardate quanto è morbido. Guardate che meraviglia. Che ve lo dico a fare? Guardate quanto è lievitato. Com'è morbido, guardate, meraviglioso. Te ne sei visto? Guarda quanto è bello, bello, lo trovo bello, devo dire, mamma mia come profuma, è di una, di uno spettacolo. Tagliamo la fettina però, così ve la faccio vedere quanto è alta la fettina. Madonna, che bello, guardate. Guardate quanta è la fettina, meravigliosa, bellissima, sono contenta, brava Michela, voi dite te la canti e te la suoni, me la posso cantare e pure suonare, ma guardate il risultato quanto è bello, mi raccomando, fate questo dolcino perché è al bacio, buono per portarlo a, come dolcino in tavola come fine, per fine pasto, per una sana e salutare merenda o come colazione, come facciamo noi da piccole come colazione. Ciao Marica, che dire, io vi ringrazio di cuore
grazie a tutti quanti voi, ci vediamo giovedì per una ricettina salata che devo fare giovedì scorso, ma la faremo giovedì prossimo. Mi raccomando, domani vi posto la ricettina di questo meraviglioso dolcino. Andate a visitare la pagina, dopo vi metterò Royal Baratti, dopo vi metterò il link di questa meravigliosa azienda di ceramiche e di Capodimonte, dipinti a mano, e ci vediamo nelle storie sempre. Vi aspetto, seguite la pagina, lasciate il segui alla pagina, un like e un commento, condividete la diretta, vi voglio bene, grazie di cuore a tutti quanti, grazie veramente. Ciao Maria! Ciao! Ciao amore che mi hai ripresa, e tanti baci a tutti quanti voi. Ciao!